Fratelli e sorelle, buon Natale. Vorrei far giungere a tutti il messaggio che la Chiesa annuncia in questa festa, con le parole del profeta Isaia. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. È nato un bambino. La nascita è sempre fonte di speranza, è vita che sboccia e promessa di futuro. E questo bambino, Gesù, è nato per noi, un noi senza confini, senza privilegi né esclusioni. Il bambino che la Vergine Maria ha dato alla luce a Betlemme è nato per tutti. È il figlio che Dio ha dato all'intera famiglia umana. Grazie a questo bambino, tutti possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre, Papà. Gesù è l'unigenito, nessun altro conosce il Padre se non Lui, ma Lui è venuto nel mondo proprio per rivelarci il volto del Padre. E così, grazie a questo bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli. Di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle. In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù, non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti, no. Una fraternità basata sull'amore reale, capace di incontrare l'altro diverso da me, di compatire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura, anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione. È diverso da me, ma è figlio di Dio, è mio fratello, è la mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni, fratelli tutti. Nel Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo, e Lui viene per tutti. Non soltanto per alcuni. Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo. Non possiamo neanche lasciare che il virus dell'individualismo radicale vinca noi e ci renda indifferenti alla sofferenza di altri fratelli e sorelle. Non posso mettermi me stesso prima che gli altri, mettendo alle leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra le leggi dell'amore e della salute dell'umanità. Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni dei pianeti. Al primo posto, i più vulnerabili e bisognosi. Il bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi e solidali, specialmente verso le persone più fragili, i malati e quanti in questo tempo si sono trovati senza lavoro o sono in gravi difficoltà per le conseguenze economiche della pandemia, come pure le donne che in questi mesi di confinamento
hanno subito violenze domestiche. Di fronte a una sfida che non conosce confine, non si può erigere barriere. Non si possono erigere barriere. Siamo tutti sulla stessa barca. Ogni persona è mio fratello. In ciascuno vedo il riflesso il volto di Dio e in quanti soffrono scorgo il Signore che chiede il mio aiuto. Lo vedo nel malato, nel povero, nel disoccupato, nell'emarginato, nel migrante, nel rifugiato. Tutti fratelli e sorelle. Nel giorno in cui il Verbo di Dio si fa bambino, volgiamo lo sguardo ai troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello Yemen, pagano ancora l'alto prezzo della guerra. I loro volti scuotono le coscienze degli uomini di buona volontà affinché siano affrontate le cause dei conflitti e ci si adoperi con coraggio per costruire un futuro di pace. Sia questo il tempo propizio per stemperare le tensioni in tutto il Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale. Gesù Bambino risani le ferite dell'amato popolo siriano che da ormai un decennio è stremato dalla guerra e dalle sue conseguenze, ulteriormente aggravate dalla pandemia. Porti conforto al popolo iracheno e a tutti coloro che sono impegnati nel cammino della riconciliazione, in particolare agli yazidi, duramente colpiti dagli ultimi anni di guerra. Rechi pace alla Libia e consenta che la nuova fase dei negoziati in corso porti alla fine di ogni forma di ostilità nel paese. Il bambino di Betlemme doni fraternità alla terra che lo ha visto nascere. Israeliani e palestinesi possano recuperare la fiducia reciproca per cercare una pace giusta e duratura attraverso un dialogo diretto, capace di vincere la violenza e di superare endemici risentimenti per testimoniare al mondo la bellezza della fraternità. La stella che ha illuminato la notte di Natale sia guida e incoraggiamento per il popolo libanese, affinché nelle difficoltà che sta affrontando, col sostegno della comunità internazionale, non perda la speranza. Il principe della pace aiuti i responsabili del paese a mettere da parte gli interessi particolari e ad impegnarsi con serietà, onestà e trasparenza perché il Libano possa percorrere un cammino di riforme e proseguire nella sua vocazione di libertà e di convivenza pacifica. Il Figlio dell'Altissimo sostenga l'impegno della comunità internazionale e dei paesi coinvolti a proseguire il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh, come pure nelle regioni orientali dell'Ucraina, a favorire il dialogo quale unica via che conduce alla pace e alla riconciliazione. Il Divino Bambino allevi la sofferenza delle popolazioni del Burkina Faso, del Mali, del Niger, colpite da una grave crisi umanitaria, alla cui base sono estremismi e conflitti armati, ma anche la pandemia e altri disastri naturali. Faccia cessare le violenze in Etiopia, dove a causa degli scontri molte persone sono costrette a fuggire. Rechi conforto agli abitanti della regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, vittime della violenza del terrorismo internazionale. Sproni i responsabili del Sud Sudan, dalla Nigeria e dal Camerun a proseguire il cammino di fraternità e di dialogo intrapreso. Il Verbo Eterno del Padre sia sorgente di speranza per il continente americano, particolarmente colpito dal coronavirus,
che hai osservato le tante sofferenze che lo opprimono, spesso aggravate dalle conseguenze della corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti tensioni sociali in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano. Il Re del Cielo protegga le popolazioni flagellate da calamità naturali nel sud-est asiatico, in modo particolare nelle Filippine e in Vietnam, dove numerose tempeste hanno causato inondazioni con ricadute devastanti sulle famiglie che abitano in quelle terre, in termini di perdita di vite umane, danni nell'ambiente e conseguenze per l'economia locale. E pensando all'Asia, non posso dimenticare il popolo Rohingya. Gesù, nato povero tra i poveri, porta speranza nelle loro sofferenze. Cari fratelli e sorelle, un bambino è nato per noi, è venuto a salvarci. Egli ci annuncia che il dolore e il male non sono l'ultima parola. Rassegnarsi alle violenze e alle ingiustizie vorrebbe dire rifiutare la gioia e la speranza del Natale. In questo giorno di festa rivolgo un pensiero particolare a quanti non si lasciano sopraffare dalle circostanze avverse, ma si adoperano per portare speranza, conforto e aiuto, soccorrendo chi soffre e accompagnando chi è solo. Gesù è nato in una stalla, ma avvolto dall'amore della Vergine Maria e di San Giuseppe. Nascendo nella carne, il Figlio di Dio ha consacrato l'amore familiare. Il mio pensiero va in questo momento alle famiglie, a quelle che oggi non possono ricongiungersi, come pure a quelle che sono costrette a stare in casa. Per tutti il Natale sia occasione di riscoprire la famiglia come culla di vita e di fede, luogo di amore accogliente, di dialogo, di perdono, di solidarietà fraterna e di gioia condivisa, sorgente di pace per tutta l'umanità. Buon Natale a tutti. Angelus Domini, nuntia vis Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Eccentilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus. Sancta Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut ignificamur promissionibus Christi. Gratia tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnazione coniovim, per passionem eius ad cruce, a resurrezione gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria
nella forma stabilita dalla Chiesa, a tutti coloro che ricevono la sua benedizione, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente e con il desiderio al presente rito. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa, a guida della Chiesa, e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confirim, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri e Pauli, et Omnium Santorum, Miserator Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis Vestri, per tutta vos, Jesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. D'urgentia, in absolutione e remissione peccatorum, vostrorum, spatium vere e fructuose penitenze, cor sempre penitens, et emendazione vitae, grazia e consolazione in Santi Spirito, e finale perseveranzia in bonis operibus tribal vobis, omnipotens e misericordomus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Cari fratelli e sorelle, rinnovo i miei auguri di buon Natale a tutti voi, collegati da ogni parte del mondo mediante la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Vi ringrazio per la vostra presenza spirituale in questo giorno caratterizzato dalla gioia. In questi giorni nei quali l'atmosfera del Natale invita gli uomini a diventare migliori e più fraterni, non dimentichiamoci di pregare per le famiglie e le comunità che vivono fra tante sofferenze. Per favore, continuate anche a pregare per me. Buon pranzo natalizio e arrivederci.